viene mai meno. Partita già in corso di svolgimento. Pallone interessante in verticale. Si libera la grande. Conclusione. La sua conclusione manca allo specchio della porta. Era proprio lì, davanti alla porta, ma ha buttato via l'occasione. Cuadrado. Mario Rui. Prova a verticalizzare. Bentancur. Niente di fatto, azione interrotta. Alessandro. Vede lo scatto e cerca la profondità. E corner. Calcio d'angolo battuto corto. Vediamo se può capitalizzare. Occhio alla conclusione. Un grande momento di calcio. Un gol magnifico. Ed è subito spettacolo. Che gol! Sapeva che la squadra aveva bisogno di una sua giocata. Ed eccola. È quello che fanno i grandi campioni. C'erano troppi giocatori sulla traiettoria. L'estremo difensore ha visto la palla troppo tardi. Non poteva arrivarci, Fabio. Il Napoli parte male, deve già rincorrere. Ci prova con un pallone profondo. Una giocata intelligente, a sfruttare il movimento largo sulla corsia esterna. Calcio di punizione per il Napoli. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Un'altra opportunità da fermo. Calcerà forte o proverà la giocata di fino? La toglie dalla porta! Errore qui, pallone sprecato. Zielinski. E passa! Locatelli. Sceglie di andare per vie verticali. Mario Rui. Se ne va. Palla intercettata. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Prova a darla profonda nello spazio. Chance per tirare. La gioca all'indietro. Sceglie di andare per vie verticali. Posizione irregolare però. E passa. Ha spazio per, può colpire. Bel tiro. Sono andati vicini al gol. Ha provato ma niente di fatto. Non si darà per vinto, Fabio, ci riproverà. Danilo, errore qui, pallone sprecato. Ecco Dybala, fallo, nessun dubbio. Il giallo sembra la risposta adeguata e infatti è così. Ci prova con un pallone profondo, inventa nello spazio. Si libera la grande. Prova a tirare. E sarebbe stato davvero un gol bellissimo, peccato. Danilo. La difesa spezza questa azione personale molto pericolosa. Pallone interessante, in verticale. Ha spazio sulla fascia.
ottima prestazione difensiva che risponde a un'iniziativa individuale altrettanto lodevole. Cerca l'uomo là davanti. Chiesa. Una sfida sontuosa. Dybala vede lo scatto e cerca la profondità. Che palla, occasione da rete. C'è l'opportunità per il contropiede. La gioca sulla destra. C'è un compagno largo, pronto a ricevere. Se ne va. Chiesa. Filtra la palla in profondità. Ottimo dribbling. Può cercare il taglio in mezzo. E passa. Fabian Ruiz prova a darla prof. Qui cercherà il tiro. Allarga il gioco a destra. Di Lorenzo. Prova il tiro. Non ha sfruttato bene questa opportunità. C'è la palla lunga, in avanti. Cuadrado. Pallone lungo, in verticale. Ecco Morata. Sapeva già tutto e anticipa l'avversario. Intervento energico. Ci prova con un pallone profondo. Ecco un'occasione di contropiede. Chiesa. Dybala. Viene sbilanciato dalla difesa. Ci sarà un minuto di recupero. Cerca la giocata di fila. Prova a sfondare centralmente. Può concludere. La palla va sul palo. Il fischio dell'arbitro può bastare per questo primo tempo. Finiscono così 45 minuti di calcio, una prima parte non certo avara di emozioni nonostante ci sia un solo gol a referto. Fino adesso non è andata esattamente come si aspettavano, ma non c'è alcuna ragione per perdere la testa, c'è tempo per rientrare in partita. Ed ecco che comincia la seconda frazione di gara. Il Napoli ha ancora un tempo davanti, nulla è perduto, ma deve assolutamente affrontare questo secondo tempo con un approccio completamente diverso e prendere in mano la partita fin dal primo minuto della ripresa. Zielinski prova a cambiare la situazione con una giocata in avanti. Dybala con una buona possibilità. Ospina dice di no. Che grande parata. Non c'è che dire, il portiere è rimasto lucido e ha reagito bene. Cercherà di metterla in mezzo. Traversone irrivedibile il suo. Palla buttata via. Dybala con una buona possibilità. Splendida reazione del portiere. Ottima la parata del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applausi. Paolo Dybala, la gioca corta. Può provare. Ha fatto tutto da solo. Grande azione, peccato per te. Interessante lo sprint al centro per liberarsi, ma poi non ha preso la mira come doveva. Non ha sfondato, ma ha reso la vita difficile alla difesa. Iniziativa interessante. Qui non aveva molte opzioni, bisogna dirlo. Pallone interessante, in verticale. Pallone che poteva diventare pericoloso, ci mette una pezza. Sceglie di andare per vie verticali. Ha spazio per cercare. Prova il tiro! Ha segnato!
Una rete che si è costruito tutto da solo. Che iniziativa, che senso del gol. Che gol, Fabio. È rimasto lucido anche dopo gli sforzi profusi per liberarsi dagli avversari. Si ricomincia da una situazione di parità. Quando ci sono in campo due squadre di questo calibro, ecco lo spettacolo che ti aspetti. Botta e risposta, colpo su colpo. Ora bisogna vedere chi avrà più carattere a centrocampo e freddezza sotto porta. Allarga il gioco con palloni a sinistra. Bentancur. Grandissima lettura, riconquista il pallone. Ci prova con un pallone profondo. Zielinski si libera alla grande. Bentancur intercetta il pallone dopo una lettura magistrale. Lorenzo Insigne. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Vede lo scatto e cerca la profondità. Sceglie di battere corto. Ha la possibilità di andare verso la porta. Grande intervento, vale come un gol. La gioca a sinistra. È un'occasione e hanno sfiorato il gol. Da così lontano era difficile sorprendere il portiere. Il passaggio sarebbe stata una giocata più sensata. E sbaglia malamente il passaggio, inguardabile, che peccato. Bentancur si ferma qui la manovra. Lorenzo Insigne fa valere il suo fisico e recupera un pallone prezioso. La mette sulla sinistra. Si mette in proprio, supera l'avversario. Se ne va. Riceve in ottima posizione. Prova il cross. Ha resistito all'impatto, ci ha messo il fisico e ne è uscito vincitore. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Calcio di punizione per il Napoli. Sostituzione per la Juventus. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Numero 10 Fabian Ruiz. Numero 9 Morata. Rahmani. Lasciano il campo per... Errore qui, pallone sprecato. 5. Arthur. Il numero 18 prova a giocare nello 21. Spazio, ma non riesce. Colpisce il pallone e c'è il gol della Juve. Con questo gol sono di nuovo in vantaggio. Ken ha effettuato un ottimo inserimento.
Passaggi come questo diventano letali se c'è un compagno che ci crede e scatta con il tempo giusto. Bravissimo lui e bravo l'allenatore che l'ha messo in campo. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. Prova la conclusione. Ha sprecato malamente, un passaggio davvero illuminante. Prova a darla profonda, nello spazio. Cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Pallone interessante, in verticale. Lorenzo Insigne è fuori gioco. Mamma mia che pallaccia rischiosa. Riconquistano il pallone e il pallino del gioco. Vede lo scatto e cerca la profondità. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Locatelli sul pallone. Che anticipo, sembra quasi prevedere il futuro. Difesa molto distratta in questa occasione. Non possono permettersi di perdere la concentrazione così. E l'arbitro aggiunge ulteriore recupero. Prova a darla profonda, nello spazio. Può andare! Ci prova con un pallone profondo. Sicuro qui il portiere nell'intervento. E l'arbitro chiude qui la partita. Una partita molto piacevole, con grandi capovolgimenti di fronte, molti episodi. Alla fine però pagano dal punto di vista del risultato. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Si vedeva dall'inizio che la